Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siamo. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, ricorre la memoria liturgica dei santi angeli custodi. E è bene fare un po' di catechismo, ecco, per ricordare un po' e comprendere anche la figura bellissima di questi spiriti celesti. Noi sappiamo che dalla rivelazione, che prima di creare il mondo materiale di uomini, Dio ha creato tantissimi angeli, una schiera molto 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 grande. Angeli che sono puri spiriti a differenza di noi, e quindi di natura superiore alla nostra, perché molto più somiglianti a Dio, che è un puro spirito in se stesso. Dio, non dimentichiamolo mai, le tre persone della Santissima Trinità sono appunto spirito puro, che è un grado di essere molto superiore al nostro, anche se noi siamo intelligenti e liberi, come intelligenti e liberi sono gli angeli. Questi angeli sono divisi in gerarchie, in cori. Sapete, se qualche volta avete mai pregato, per esempio, la corona di San Michele, la corona angelica di San Michele Arcangelo, ci sono 9 invocazioni, ciascuna per ciascun coro angelico. I nomi dei cori li sappiamo dalla Sacra Scrittura, sono sparsi qua e là. Il più importante sono i serafini, i cherubini, i troni, le dominazioni, le potestà, le virtù, i principati, gli arcangeli e gli angeli. Sono 9 cori angelici. E cosa fanno gli angeli? Tra questi, tutti questi angeli ce ne sono 7, e sono i 7 più grandi di tutti, di cui 3 nomi li abbiamo dalla Bibbia e li abbiamo festeggiati il 29 del Tempio, che sono San Michele, San Gabriele e San Raffaele. Altri 4 nomi di questi 7 angeli che si chiamano assistenti li sappiamo dalla tradizione, ecco, però non possono essere oggetto di preghiera pubblica liturgica per l'intervento di un pontefice che insomma ne regolò un po' appunto, perché c'erano stati dei problemi con delle forme disordinate, diciamo così, di culto agli angeli. Comunque ci sono 7 angeli che sono i più grandi di tutti, che sono sempre ammessi al trono di Dio, tra cui appunto Michele, Gabriele e Raffaele, che il Signore usa per gli incarichi più grandi. Sapete che Michele è il protettore della Chiesa, lo stiamo invocando in questo mese, ed è il combattente contro il diavolo. Gabriele è l'arcangelo dei grandi annunzi, è andato dalla Madonna ad annunciare la nascita del Signore, è andato da Zaccaria ad annunciare la nascita di San Giovanni Battista, e Raffaele è l'angelo delle guarigioni, lo troviamo nel libro di Tobia, incaricato di guarire miracolosamente dalle proprie malattie. Appunto Tobia è patrono anche dei medici, insomma è invocato nella medicina. Sappiamo anche un'altra cosa, che questi angeli, così come gli uomini, sono stati da Dio sottoposti prima di essere ammessi alla beatitudine ad una prova, e sappiamo che purtroppo Lucifero, che sembra fosse l'angelo più bello di tutti, si è ribellato a Dio trascinando dietro la sua ribellione una schiera non piccola di angeli che si chiamano angeli decaduti, che sono i diavoli, i demoni, che esistono gli angeli buoni, esistono i diavoli. Una volta, quando a San Giovanni Paolo II gli dissero: Santità, sai che c'è un sacco di teologi che dicono che i diavoli non esistono? Lui rispose subito: chi dice che non esiste il diavolo non crede in Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è venuto nel mondo per distruggere le opere del diavolo. Quindi dobbiamo essere consapevoli, cioè questi non stanno, capite? Non si fanno gli affari loro, così gli angeli, perché allora, siccome gli angeli cattivi ci disturbano e ci vogliono portare all'inferno, non dobbiamo avere paura di questa cosa, ma dobbiamo essere consapevoli, cioè l'odio che hanno gli angeli cattivi nei confronti della razza umana, che è motivato dal fatto che il figlio di Dio è diventato uomo come noi, limitandoci in questo modo, è feroce. Se noi lo conoscessimo ci prenderebbe un colpo, grazie a Dio nostro Signore, come dire, non ce ne davamo piena conoscenza. E proprio per questo alcuni angeli sono dal Signore mandati a noi per custodirci. Ecco, spero che tutti quanti recitiate, tutto questo bisogna recitare tutti i giorni questa preghiera, la preghiera dell'angelo di Dio, che lo conosciate a memoria, perché nella preghiera dell'angelo di Dio sono contenuti le funzioni che il vostro angelo custode, guardate che ce l'avete tutti quanti, nessuno escluso, non c'è nessun essere umano che non ha almeno un angelo custode. Si può avere neanche più di uno, ma uno ce l'hanno tutti, d'accordo? Nessuno escluso, buono o cattivo. E nella preghiera dell'angelo di Dio è sintetizzata, sono sintetizzati i compiti che questi angeli buoni hanno nei nostri confronti. Noi diciamo: angelo di Dio che sei il mio custode, anzitutto una custodia, cioè ha l'incarico da Dio di prendersi cura della nostra anima, possibilmente di
riportargliela quando moriremo intatta, non distrutta dalle opere delle tenebre, dal male e dal peccato. Ecco, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Un atto di misericordia e di cura da parte dell'Altissimo l'averci affidato un angelo che si prende cura di noi. Come? Illuminandoci. L'angelo ci dà i buoni consigli e buone ispirazioni. Ricordate il catechismo di tanti anni fa, centinaia quasi di anni fa, quando c'erano dei segnini, che alla parte destra c'era l'angelo buono che ti diceva vai a messa, che dai buoni consigli, e dalla parte sinistra c'era il diavolo con la forca che ti dice non andare a messa, fai questo, quella. Queste sono cose che ci sembrano da bambini, e certamente sono delle semplificazioni, ma hanno un fondamento di verità, perché è così. L'angelo di Dio ci dà le buone ispirazioni, i diavoli ci tentano il male, perché l'azione ordinaria degli angeli ribelli è tentare l'uomo al male, portarlo lontano dalla volontà di Dio e farlo peccare. Questo è quello che fa il diavolo ordinariamente, non è che chissà che cosa fa. Illumina, custodisci, ti prendi cura di me, reggi e governa me. Quindi è chiaro che il reggere e governare, bisogna vedere se noi ci facciamo reggere e governare dagli angeli custodi. E per farci reggere e governare, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo imparare a chiamarli abbastanza spesso. Ci sono alcune circostanze della vita, per esempio, quando ci perdiamo una cosa, anziché arrabbiarci, ci avete che provato a chiedere, perché l'angelo custode, se ti sei perso una cosa, lui lo sa dove sta quella cosa, non è che non lo sa, gli devi chiedere che ti illumini la mente, che te lo faccia vedere. Io quando salgo in macchina l'ho sempre fatto, e vi invito tutti quanti a farlo, dico sempre l'angelo di Dio, perché la macchina, anche se uno guida prudentemente, posso essere prudente io, ma se ci stanno i matti in giro, non ci posso fare, c'ho bisogno di essere aiutato. Se devo fare un viaggio in aereo, io recito l'angelo di Dio, non ho difficoltà, non lo dico non per vantarmi, ma per darvi insomma un buon esempio, in modo tale che tutti possiate fare. Ecco, se devo fare un viaggio in nave, recito l'angelo di Dio, prima di un intervento chirurgico, cioè per operazione, prima di una cosa dedicata, non lo so, di un esame, di un colloquio di lavoro, capite? Io tante volte, l'ho raccontato tante volte anche a Borgo San Michele, l'ho raccontato pure a voi, se no facciamo le pecorelle di serie A e di serie B, quando uno trova parcheggio, perché provate chi guida la macchina quando uno trova parcheggio, a cominciare a invocare l'angelo di Dio, perché pure lì, se tu stai in un posto dove non c'è parcheggio, l'angelo, se da qualche parte c'è un buco, lo sa dove sta, dici, mo che faccio, giro a destra o giro a sinistra? E ti devi dare la dritta buona, perché se il parcheggio sta a sinistra, se tu giri a destra il parcheggio non lo trovo. Tutte queste piccole cose, o la sveglia la mattina quando abbiamo una cosa importante che abbiamo ancora da svegliarci, sono tutte piccole o grandi cose in cui possiamo, ecco, perché gli angeli ci possono reggere e governare per dare degli aiuti, però sapete che presso Dio la dittatura non esiste, la dittatura non è una cosa che a Dio piace. Quindi se tu l'angelo non gli fai, gli apri le porte, non lo inviti, non lo chiedi, non fa le cose che potrebbe farti contro la tua volontà, glielo devi chiedere tu. E qui dobbiamo imparare ad invocarli anche abbastanza spesso. Basta dire in ogni circostanza un piccolo angelo di Dio. L'angelo di Dio è come l'Eterno Riposo, la preghiera brevissima, è come sotto la tua protezione, che adesso il Papa ci ha chiesto di recitare a ottobre, no? Sotto la tua protezione, una preghiera brevissima, ma efficacissima. Non conta sempre fare lunghe preghiere, ma a volte bisogna fare buone preghiere. L'angelo di Dio, sotto la tua protezione, anche l'Eterno Riposo, adesso vedremo nel mese dei defunti, sono preghiere brevissime ma efficacissime. Non costa niente dirle, ma producono grandi frutti. Ringraziamo in questa messa il Signore che ci ha donato questi spiriti a nostra custodia, e proponiamo con il suo aiuto di imparare a valorizzarne sempre di più la presenza per dargli la gioia di poter compiere la loro missione verso di noi. Quindi anche sono obbedienti a Dio, la cosa più bella che possiamo fargli è consentirgli di farci tutto il bene che da parte del Signore vogliono farci, perché questa è la loro ragione di essere al nostro fianco in tutta la vita terrena. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.